Buongiorno ragazzi, oggi parliamo della truffa dei Logan, Logan Lucky in originale del 2017. Allora, è diretto da Steven Soderbergh che cura anche come sempre in modo impeccabile anche montaggio e fotografie che infatti in questo film sono ottimi. Aveva vinto l'Oscar per la fotografia, credo, per Traffic, se non mi sbaglio. Comunque grandissimo Steven Soderbergh che mette in tutti i suoi modi di fare arte il meglio di se stesso. Allora, Logan Lucky è una commedia abbastanza divertente sullo stile di Ocean Eleven, dove Adam Driver e Channing Tatum sono i due fratelli Logan, i veri protagonisti del film, e vogliono praticamente rapinare la NASCAR. Uno dei due fratelli viene licenziato poco prima di scoprire come fanno a trasportare soldi durante gli eventi della NASCAR nel sottosuolo di questa pista. Organizzano tutto un piano per liberare Daniel Craig per aiutarla nella rapina, e tutto questo porterà loro a fare questa, diciamo, come in italiano, la truffa dei Logan e questa rapina per sistemarsi un po'. Allora, il film scorre veloce, ha un ritmo giusto, nel senso ti sa intrattenere, ti sa divertire. Adam Driver, da Kylo Ren a questo personaggio, comunque grande passaggio, comunque è un bravo attore, secondo me, di spessore. Channing Tatum è da tanto che sta cercando sempre di fare questi film, non fare mai film scontati, cerca sempre di fare film con registi, diciamo, affermati, non cose commerciali, e ci riesce bene, non stona come personaggio. Ambientato in un'America proletaria. Il film è divertente, si deve divertire, non è sicuramente il mio film di Steven Soderbergh, però è un film che vi farà passare piacevolmente 2 ore. E ogni personaggio è per scontato, i dialoghi sono scritti veramente bene, la storia è interessante, originale e trattata con quella leggerezza che comunque, anche se gli argomenti poi non sono del tutto leggeri, che rende il film alla fine piacevole e divertente. La truffa dei Logan del 2017, ve lo consiglio. Alla prossima, ragazzi!